Ciao ragazzi, io sono Elsa, sono di Rialto e vorrei raccontarvi alcuni fatti che ho vissuto nella Seconda Guerra Mondiale. Cominciamo dal 2 febbraio quando è venuto l'eccidio, perché prima io quando è incominciato del 39 avevo 3 anni e allora non posso ricordare. Quando è venuto l'eccidio di questi 11 ragazzi e sono venuti da noi a San Marco, mio papà faceva falegname e non l'avevano mai preso, venivano ma non dicevano mai niente. Arrivano una mattina e gli dicono: signor Casanova, lei ci deve accompagnare al Melogno. E mio papà naturalmente parte, lo mettono in testa, lui cercava di non passare assolutamente vicino dove sapeva che c'erano gli accampamenti dei partigiani e li accompagnava al Melogno. Arrivati lassù gli dice: ecco, siamo arrivati. Lui ha sentito che loro caricavano i fucili, ha sentito il clic dei fucili, si è visto paura, è scappato. È riuscito, erano boschi, tutti boschi, è riuscito a scappare. Io non so se ci hanno sparato o no, comunque lui si è salvato. Da quella volta non si è più fatto trovare a casa, allora. Non si è fatto trovare. Loro sono venuti altre 2 volte perché venivano spesso a fare sti rastrellamenti. Non si è fatto trovare e allora cosa hanno fatto? Hanno preso mia mamma e mia zia Pina, era la più giovane, era molto giovane e molto coraggiosa. Le hanno messe contro, c'è una cappelletta lì di fronte alla casa paterna, con una Madonnina, le hanno messe lì contro e il tenente Lunardini ha schierato il plotone di esecuzione. Allora mia zia, che era giovane ed era più coraggiosa di mia mamma, gli ha detto: ci vuole più coraggio voi a sparare che noi a morire. Allora mia mamma è svenuta e loro, il tenente Lonardini, ha sciolto il plotone e se ne sono andati. Quando sono venuti i nonni hanno raccontato come hanno vissuto il tempo di guerra. Il racconto che mi ha più colpita è quello della signora Natalina. Io mi chiamo Garrullo Natalina. Sono già venuta qua l'anno scorso, ho già raccontato un po' la mia storia. Io ho conosciuto i partigiani a 16-18 anni. Un bel giorno sono stati dei feriti, c'era la neve, e uno che andava si è fatto male alle gambe e mio papà l'ha ricoverato nella camera nostra di mio papà perché era ferito e ha fatto tanto, ha chiamato il dottore, ha fatto tanto che l'ha fatto guarire. E un bel giorno è arrivato la spia, sono arrivati i tedeschi e hanno chiamato mio papà e gli hanno detto: è vero che lei ha tenuto un partigiano in casa e l'ha guarito? E mio papà gli ha detto di sì. Perché? L'ho guarito perché io credo in Dio e ho fatto di tutto. E se un domani mi portassero lei, io faccio altrettanto. L'aiuto, lo guarisco, lo faccio guarire. Ma ci facevamo coraggio con mio papà, perché io ero sempre col papà. Cercate anche voi di volere tanto bene al papà, anche la mamma, la mamma è la prima cosa. Ma il papà
per i suoi bambini, ha fatto di tutto. Mia nonna era andata a pascolare le pecore nei boschi quando sentì alcuni spari che provenivano dalla zona di casa sua. Di marzo del 45, al mattino sono andata a scuola e al pomeriggio, a quei tempi, mi hanno mandato a pascolare le pecore i miei genitori, no? E sono andato su nei boschi. Il pomeriggio è venuto su contrabbanda, quella di era costata a calice e avevo un rastrellamento. Sono saliti dalla parte di qua, diciamo dalla borgata Verena, e i partigiani sono il Volpe e Frillo venivano giù dal Rialto. Io ero su nei boschi, sentivo quel rumore lì, ero bambino però un po' di paura, cosa. Ho preso le pecore e sono venuto giù a casa. E quando sono arrivato lì, un po' prima della mia casa, quando ho visto Volpe che avevano ucciso, perché si erano incontrati San Marchi con i partigiani. C'era Volpe e Frillo, però Frillo l'hanno preso, l'hanno ucciso il giorno dopo. L'hanno torturato, ci hanno fatto di tutti i colori perché volevano che li portasse su nell'accampamento. A Frillo è stato corretto, ha preferito, poi l'hanno ucciso il giorno dopo giù nella strada Fondovalle. Immagino la vita delle persone, ma soprattutto quelle dei bambini, costretti a vivere nel terrore. La guerra non alimenta che guerra. Bastava nascondere un ebreo o un partigiano per essere fucilato, anche i bambini. Che buon esempio è per i più piccoli, torturavano dentro le chiese, per me non è una cosa giusta, ma è vergognosa. Bene bambini, chi vuole presentare il proprio lavoro sull'uscita ai cippi? Secondo me uno dei principi che ha portato i partigiani ad agire può essere stato il loro cuore antifascista. In nome della libertà molti hanno perso la vita.
e hanno dato il loro vivo contributo per la costruzione di un mondo di pace. Secondo me si poteva evitare ciò che è accaduto, però il popolo doveva agire e non doveva favorire il fascismo e la guerra. Queste uscite mi hanno fatto provare delle emozioni, un po' di tristezza e di paura. Mentre camminavamo per andare ai cippi, mi sono immaginata il luogo un po' di tempo prima e vedevo quasi tutto uguale, a parte la strada che ci vedeva un sentiero di terra. I cippi non sapevo neanche che ci fossero, conoscevo solo quello di Calice e i giardinetti di fronte alla scuola. Ma non mi ero mai fermata a chiedermi perché era lì, non mi ero mai fermata a ragionarci o a pensarci. Però adesso so che dietro a un cippo c'è la storia di una persona morta per la libertà. Io mi sono sentita fragile e piccola in confronto a quelle persone che per la nostra libertà hanno dovuto lasciare la famiglia per poi incontrare la morte. Chi per tradimento, chi per non svelare ciò che era un segreto. Come sarebbe finita senza i loro atti eroici? Sicuramente non molto bene, dato che i nostri nemici ci avrebbero torturato ancora a lungo. Scommetto che l'obiettivo fosse per tutti la pace. Scommetto che l'obiettivo dei nemici era diventare amici. Soltanto per colpa di una persona dal cuore di pietra, le persone a cui bastava la famiglia e tanto amore sono state obbligate a rinunciare a quel poco che per loro era molto. Le famiglie degli eroi partigiani sarebbero esplose in lacrime di gioia se fossero tornati, ma mi chiedo, saranno stati comunque capaci di piangere per il coraggio dimostrato dai loro cari? La vita è una piuma, facile da rovinare e difficile da curare. Se gli errori commessi si potessero riparare con lo scotch, tutto sarebbe più semplice, ma non è così. Dobbiamo imparare a non commetterli più. Ci vorrà più coraggio a correggersi o a sbagliare. I traditori hanno avuto paura di morire, ma saranno stati davvero consapevoli delle conseguenze del loro gesto? Vorrei sapere quanto coraggio ci vuole a sparare. Io non sparerei mai a nessuno, nemmeno se mi implorassero in giapponese. Tutti possiedono emozioni, ecco quello che conta.